Parliamo col dottor Maurizio Cristiano del Laser Q-Switch, tecnica innovativa per la rimozione dei tatuaggi. Dottore, così è possibile evitare l'intervento chirurgico? Beh, le moderne tecniche utilizzano un laser speciale, che è lo Q-Switch, neodimio YAG, che è un laser proprio dedicato proprio per la rimozione di tatuaggi, ad esclusione di quelli pastellati molto chiari, e quindi anche il bianco. Tutto il resto praticamente nel giro di poche sedute riesce ad essere superficializzato ed eliminato. Il tutto senza lasciare grossi traumatismi sulla pelle. E questo com'è possibile? Perché chiaramente tutto il problema sarebbe stato semplice rimuovendo la pelle come si è sempre fatto, e quindi lasciando una mega cicatrice al posto del tatuaggio. Si è visto che in definitiva il tatuaggio è come un ammasso enorme di china o di sostanze comunque che ne danno l'origine. Ed è un po', io dico sempre ai miei pazienti come esempio pratico, è come se uno si trovasse davanti a una montagna di torta e dice mangia, e come fai a mangiarlo perché non posso mangiarlo? Quindi i nostri macrofagi, piccolini piccolini, rispetto all'ammasso di questa montagna di torta, non sanno che fare, l'annusano, sì, l'attaccano, però insomma alla fine si richiamano tra di loro, fanno una grossa infiammazione intorno, specialmente nei momenti vicini al momento della creazione del tatuaggio, però poi in realtà restano lì a disposizione, sono delle guarnigioni senza senso. Che succede? Che invece il laser gliele fraziona e gliele sporziona, come se fossero dei pezzi di torta. E allora ogni macrofago fa il suo lavoro, perché si mangia il suo pezzo di torta, richiama gli altri, dice guarda che qui si mangia. E quindi tutti quanti così, e quindi seduta dopo seduta viene smantellata tutta questa montagna, e quindi mangiata dai macrofagi, questa viene poi eliminata un po' per via urinaria, un po' per attraverso il fegato, viene disintossicata, e quindi piano piano, se si affretta, si fanno come al solito, soltanto confusioni. Quante sedute sono necessarie? Sì, alcune volte addirittura bastano anche poche, pochissime sedute, due sedute. Ora mi viene in mente una persona venuta da me perché si era fatto tatuare sul braccio una poesia e il tatuatore aveva saltato un rigo, quindi il terz'ultimo rigo era stato saltato, quindi la poesia non tornava e quindi ho dovuto cancellare le due righe successive in modo da ripartire. In quel caso lì sono necessitate soltanto due sedute perché dovevamo appena appena far scomparire quello che era stato appena fatto e quindi è stato molto semplice. In altre situazioni, specialmente quando i tatuaggi vengano fatti dai professionisti, perché quelli paradossalmente, contrariamente a quello che uno normalmente pensa, quelli che sono fatti dai professionisti sono quelli più duri a morire e quindi ad eliminarsi. Quelli che invece vengono fatti amatorialmente, insomma così, vanno via facilmente, anche perché i prodotti che vengono adoperati sono prodotti di scarsa qualità. Chiunque può sottoporsi a questo genere di trattamenti? Beh, come al solito ci sono alcune categorie portatori di pacemaker, non si sa perché, comunque non lo possono fare. Viceversa, tutti quelli che hanno insufficienza renale, gravi insufficienze epatiche, cioè le vie di smistamento devono essere libere se sotto ci sta una grossa patologia. Poi onestamente non mi è mai capitato che un insufficiente renale in dialisi mi venga a chiedere di togliere il tatuaggio, insomma c'è altro che da pensare. Quindi penserei che tutto sommato insomma tutti lo possono fare. Esiste un paziente tipo? Allora, sui tatuaggi, chiaramente il paziente tipo è quello che ha un tatuaggio che lo vuole levare. Ora, la motivazione è la più disparata. Ti amo Maria, e Maria non c'è più, e bisogna toglierla. Oppure ci sono dei tatuaggi di età molto giovanile, poi si invecchia tutti quanti, quindi chiaramente c'è un problema. Alcune volte sono degli sbiadimenti proprio del tatuaggio, quindi o lo rinforzi o lo togli. E quindi ci sono queste prospettive qua.
Il resto non mi sembra, certamente non è da incentivarsi quello che si sta invece verificando, che dice vabbè mi faccio il tatuaggio perché tanto poi lo posso togliere. Beh, è bene sapere che farlo è facile, toglierlo è difficile. E quindi farlo significa anche che ha dei costi molto limitati, toglierlo ha dei costi anche piuttosto interessanti. Con questo nell'ordine di centinaia di euro, ecco, non siamo, no, chissà dove. Sono necessarie medicazioni al termine del trattamento? Certamente sì, perché in effetti, anche se la pelle viene lasciata abbastanza integra, ritorniamo all'esempio precedente della grossa torta, comunque il velo che ricopre questa torta, insomma, in qualche modo viene trattato. E quindi una crema antibiotica senza cortisone, mi raccomando, senza cortisone. Da darsi più volte al giorno è una protezione un po' a fasciatura per i primi giorni, mi sembra abbastanza naturale. Raramente subentrano effetti, diciamo, spiacevoli, anche se devo dire che qualche volta c'è una reazione cicatriziale profonda così imponente che effettivamente abbiamo visto qualche cheloide o qualche ipertrofia cicatriziale, che poi va trattata diversamente. Parliamo ora della laser lipolisi. Può descriverci questo trattamento? E beh, è l'alternativa, diciamo, non chirurgica o diciamo, possiamo anche definirla limitatamente chirurgica, ambulatoriale, alla liposcultura, alla lipoaspirazione. Intanto perché su 100 persone 97 o non vogliono, non hanno il coraggio o non hanno l'affinità familiare per poter afferire a una cosa di questo genere. O anche l'economia, perché poi un intervento operatorio ha un costo che viene assommato a vari fattori, insomma. Per cui la laser lipolisi nasce come alternativa poco cruenta, meno cruenta. In definitiva, che cos'è? È un laser che ha una lunghezza d'onda specifica per il grasso. Quindi la fibra ottica che veicola questo raggio laser, appena tocca la cellula adiposa, la scioglie, quindi la fa diventare proprio liquida. Tant'è che normalmente poi, se si dovesse spremere o aspirare dal forame dell'ago, perché poi basta soltanto un ago, quindi non c'è nemmeno una cannula vera e propria, uscirebbe dell'olio. Può spiegarci come funziona il trattamento nel dettaglio? Certamente. Dunque, intanto la zona deve essere una zona molto limitata, non può essere una zona estesa, altrimenti andiamo in sala operatoria e facciamo una lipoaspirazione. La zona limitata, quindi, prevede un'infiltrazione di anestetico locale molto diluito, nella parte che dobbiamo trattare. Una parte da trattare può significare da 50 a 100 cc comunque di grasso che verrà sciolta. Quindi un bel bicchiere, insomma, di grasso. Dopodiché si infila o soltanto in questa zona un ago normale, quello da prelievo di sangue, insomma, tanto per intenderci. Dentro l'ago viene fatta passare la fibra ottica collegata con l'apparecchio laser e si muove a raggiera l'ago, entrando e uscendo, facendo una raggiera tutto intorno alla zona dove è stato infiltrato, e si applica praticamente questa scarica, diciamo, di luce laser. Questo significa praticamente sciogliere e rendere liquido ciò che è solido. Abbiamo due vantaggi fondamentali. Primo, la poca invasività e la specificità del raggio laser nei confronti della lipocita. Quindi facciamo molto pochi danni alle strutture nervose, vascolari, linfatiche, eccetera, eccetera. Seconda cosa, che normalmente i buchi della cellulite, quelli superficiali, vengono spianati in questa maniera, cosa che con una lipoaspirazione, una liposcultura normalmente non viene fatto. Quindi la risposta poi finale, come risposta finale, è intanto il fare gradualmente quello che si potrebbe fare in una sola volta con la lipoaspirazione.
secondariamente eliminare sia il pannicolo adiposo sottocutaneo localizzato che si deve eliminare, ma anche ridurre fino all'eliminazione anche a volte totale tutti i buchini superficiali della cellulite. Ovviamente va fatto subito dopo un bendaggio elastocompressivo, di normalmente con delle guaine, delle pancere, a seconda della zona che è stata trattata, che va calzato per 3-4 giorni, una settimana, a seconda dell'importanza della seduta che abbiamo fatto. La seduta può essere ripetuta anche settimana dopo settimana, o mese dopo mese, ancora meglio, non magari nella stessa zona. Quindi anche chi deve fare una lipoaspirazione di importanza notevole e, possiamo dire, non ha il coraggio di andare in sala operatoria, così lo può fare gradualmente, magari partendo durante l'inverno in 4 volte, in 5 volte, in 6 volte. Nessuno ci impedisce il numero di volte che possiamo fare questo, però possiamo modellare, plasmare la silhouette della persona e quindi i limiti di organicità di questa silhouette piano piano, quindi in maniera, il risultato stiamo vedendo è notevolmente superiore a quello di fare un intervento tutta una volta. Chiunque può sottoporsi alla laser lipolisi? Tutti coloro i quali hanno un'indicazione già chirurgica verso una lipoaspirazione o una microliposcultura, perché no? Chiaramente non è un metodo per dimagrire, è un metodo per modellare, quindi un metodo per uniformare quella che può essere una silhouette asimmetrica, una silhouette diciamo stonata nelle sue forme, e metterla un pochettino in risonanza. Ecco. Ma tutte coloro che hanno un po' di adiposità localizzata e della cellulite superficiale con la buccia d'arancia classica, evidente sulla pelle, può fare questo tipo di intervento.